Risveglio con paura stamane nelle frazioni alte di Sondrio, all'imbocco della Valmalenco, dove la popolazione ha avvertito distintamente ripetuti boati di scariche di massi. La visibilità poco dopo le 8 era scarsa a causa di una fitta nebbia, di qui la decisione di chiudere prudenzialmente la strada provinciale 15, unica via di collegamento con la Valmalenco, su cui peraltro non è caduto nessun materiale. Intorno alle 10.30 la riapertura. Sul posto per un immediato sopralluogo i vigili del fuoco e il geologo incaricato dalla provincia. Mediante il drone abbiamo ispezionato bene il versante, non rilevando al momento robe preoccupanti, almeno apparentemente preoccupanti, non abbiamo visto nulla di particolare. Quindi il distacco potrebbe essere avvenuto molto più a monte? Sì, potrebbe essere molto più a monte, anche se sono salito circa 500 metri col drone sopra per vedere, oppure cose piccole che nel bosco poi non si vedono. Mi riservo comunque di fare degli altri voli di ispezione nelle zone limitrofe e verificare meglio la situazione. Com'è la montagna in questo punto? La montagna è sempre un po' preoccupante, ci sono delle grosse pareti rocciose esposte con la valle delle fasce di detrito che testimoniano che in passato sassi, qualcosa scende, insomma. È la situazione tipica della nostra montagna che vanno sempre un po' controllate. La situazione è tranquillizzante al momento? Assolutamente sì, dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco con il geologo della provincia, pochi minuti fa abbiamo provveduto a riaprire la SP15, chiusa questa mattina in seguito alle chiamate di emergenza arrivate al centralino dei vigili del fuoco per un forte rumore dovuto presumibilmente a uno scarico massi. Il sopralluogo effettuato ha dimostrato che problemi sulla viabilità non ce ne sono, quindi visto comunque la giornata di festa e il forte transito si è deciso in totale sicurezza di riaprire la strada. Non ci sono abitazioni interessate nella zona? Assolutamente no, è una zona non abitata, il rumore della caduta massi è stata sentita nel fronte opposto, quindi anche da Ponchiera, ovviamente si è attivata la macchina dei soccorsi, fortunatamente danni a persone o cose non ne sono stati rilevati.